Buonasera, io penso di essere in diretta, non ho avuto segnali contrari, per cui buonasera, vi saluto, sono molto contenta di essere di nuovo con voi dopo la pausa estiva e con questo mio intervento, con questa mia lezione di stasera cominciano le lezioni, comincia l'anno accademico di LUCS, l'Accademia della Conoscenza, creata, pensata, voluta e diretta da Anna Tamburini Torre, e che durerà parecchio tempo, ci saranno parecchie lezioni, io ne farò alcune sui grandi iniziati, come avevamo iniziato a fare prima dell'estate, e intanto per questo nel giro di quest'autunno, penso una volta al mese, faremo una lezione di questo tipo. Quindi benvenuti a questo nuovo ciclo dell'Accademia della Conoscenza, una cosa che dire la verità, in questo periodo io spero sempre di no, ma temo che stiamo per rinchiuderci di nuovo come eravamo la primavera scorsa. Credo che queste occasioni ci faranno molta compagnia e sarà molto utile per tutti avere la sera qualcosa di diverso, di utile da ascoltare per chi è appassionato di queste cose. Dunque, venendo a me, questa sera parleremo di Carl Gustav Jung. È un personaggio che io amo moltissimo e del quale mi sono anche occupata abbastanza. Mi sono occupata di lui un po' per simpatia naturale, per il suo pensiero, per il suo insegnamento, e poi anche perché io anni fa ho conosciuto la sua allieva e collaboratrice, Aniela Jaffé, che è colei che ha raccolto le sue memorie, quel libro straordinario che Ricordi, Sogni e Riflessioni, che Jung scrisse negli anni subito precedenti la morte. Jung è morto nel 1961, a 86 anni, quindi è ancora molto vicino al nostro tempo ed è modernissimo per tantissime cose, è stato un grande precursore. Aniela Jaffé, io l'ho incontrata a Zurigo, lei viveva a Zurigo, le avevo chiesto, era già anziana, aveva già più di 80 anni, ma sembrava una ragazza vivacissima. Le avevo chiesto un'intervista per parlare di Jung, insieme al quale lei ha vissuto una vita, prima come paziente, poi come collaboratrice, poi come segretaria personale, poi segretaria generale dell'Istituto Jung di Zurigo, quindi un personaggio che l'ha conosciuto e frequentato benissimo e tantissimo, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, quando era segretaria personale. E quindi lei ha scritto anche dei libri di ricordi di Jung e volevo parlare con lei e farmi raccontare questi suoi ricordi personali del maestro. E lei mi ricordo che mi disse che mi avrebbe accolto volentieri, però mi avrebbe detto poche cose perché avrei dovuto lavorare da sola sui libri di Jung che lei mi avrebbe indicato e quelli che già conoscevo. In realtà ricordo che andai a Zurigo e mi raccontò invece un sacco di cose. Era una donna deliziosa, straordinaria, si è mancata da un po' di anni, straordinaria, che alla fine di cose me ne raccontò tante. E mi diede anche due libri suoi, che lei ha scritto su Jung, uno saggio sulla psicologia di Jung e un altro, un libro incredibile, cioè un'inchiesta che Jung aveva promosso sui fenomeni paranormali per un quotidiano molto importante di Zurigo. Erano arrivate tantissime risposte e Jung le aveva date a lei per la valutazione. E lui aveva scritto una prefazione molto illuminante. E questi due libri io li ho tradotti entrambi. E poi ho trovato chi li ha tradotti, saggi, li ha tradotti, li ha pubblicati l'edizione San Paolo e l'inchiesta sui fenomeni paranormali, l'edizione Mediterranea. Quindi ci sono questi due libri, oltre a tanti libri su Jung, anche questi scritti da lei. Io ricordo questo bellissimo ricordo di Jung. Jung, io lo amo moltissimo per tanti motivi. Uno di questi è il suo coinvolgimento con i fenomeni paranormali, soprattutto in generale sul tema della spiritualità. Infatti lui è certamente importantissimo come psichiatra, come medico dell'anima, eccetera, ma anche sul fronte religioso, perché lui ha sempre aiutato i suoi pazienti ad avere un atteggiamento anche religioso nei confronti della vita. Lui aveva notato, per esempio, dopo tanti anni o decenni addirittura di coinvolgimento con i suoi pazienti, che molte delle depressioni, delle crisi depressive, delle persone che avevano superato la metà dell'età, metà della vita, insomma 50, 60 anni, cioè non ragazzi, molte cause di queste depressioni dipendevano proprio da non avere
affrontato questo problema e lui li aiutava, non in senso confessionale, ma in senso generale spirituale, a trovare un indirizzo anche da questo punto di vista. Io leggerò stasera alcune citazioni da Jung, perché è meglio usare le sue parole, che sono illuminanti, piuttosto che le mie. Lui, per esempio, nella sua biografia, questo libro che ho citato prima, curato dalla Iaffè, scrive: «In fondo, le sole vicende che nella mia vita mi sembrano degne di essere riferite sono quelle nelle quali il mondo imperituro ha fatto irruzione in questo mondo transeunte», cioè cui il mondo dello spirito si è manifestato in questo mondo transeunte, cioè in questo mondo che passa. Il mondo imperituro, il mondo eterno, ha fatto irruzione in questo. Lui sapeva cogliere i segni, era veramente... possiamo imparare tutti noi a raccogliere i segni, e la ricerca psichica ci aiuta molto in questo senso. E quest'altra frase, che può essere rivolta a tutti noi: l'uomo dovrebbe poter dire di aver fatto del suo meglio per formarsi una concezione della vita dopo la morte e per farsene un'immagine, anche se poi deve confessare la sua impotenza. Non averlo fatto è una perdita vitale. Ecco, oggi che siamo tanto spesso ossessionati dal problema della morte, non sappiamo come affrontarlo, non abbiamo una fede, non tutti purtroppo abbiamo una fede solida che ci dà delle certezze. Ecco, l'importante è non deprimersi per questo e non assumere un atteggiamento nichilista. Lui dice: è importante confrontarsi con questi temi, anche se poi non si arriva a una soluzione. Dice: il confronto con le tematiche di tipo spirituale è di importanza vitale, anche se non si riesce ad arrivare a una soluzione definitiva. Allora, la vita di Jung, una vita piuttosto lunga, 86 anni, sempre attivo fino alla fine, è indissolubilmente legata alla sua opera, per cui per parlare del pensiero di Jung è indispensabile raccontare anche la sua vita. E questa è un'impostazione che mi piace molto, perché io ho più un'impostazione storica che filosofica, diciamo così, quindi la storicità delle persone è per me molto importante. Jung poi ha avuto una vita interessantissima, e che adesso cerco di raccontarvi per sommi capi, anche perché non è possibile raccontare tutto. Però ha avuto una vita interessantissima e anche una famiglia molto interessante, soprattutto i due nonni. E lui è nato in Svizzera, era svizzero di famiglia, è una Svizzera tedesca naturalmente, e da parte del padre e della madre ha avuto delle famiglie molto particolari. Allora, il papà di Jung era pastore protestante, era un pastore, un'occupazione abbastanza modesta, benché lui avesse fatto studi importanti, anche molto particolari, di mistica ebraica, eccetera. Però poi scelse questa carriera di pastore. Era un uomo molto, molto chiuso, introverso, quindi forse non era fatto per diventare docente universitario, qualcosa di queste cose, quindi fece questa modesta carriera di pastore protestante in un piccolo paesino vicino alle cascate di Schaffhausen. Suo padre invece era un personaggio estroverso, un personaggio molto particolare, che era stato rettore dell'università di Basilea e gran maestro della loggia massonica sempre di Basilea, e si correva voce in famiglia che lui fosse figlio naturale di Goethe, del grandissimo poeta Goethe. Io ci ho fatto quattro conti. Allora, di questa cosa, che mi ha confermato anche la Iaffè, non era una chiacchiera, pare che nella famiglia di Jung, di questa nascita illegittima del nonno di Jung, tutti fossero convinti, cioè che una signora o signorina, su questo non ricordo, della famiglia avesse avuto relazione con Jung fino appunto a concepire questo figlio. Io ci ho fatto quattro conti, siccome di Goethe mi sono occupata parecchio. Goethe è nato alla metà del Settecento, e quindi quando aveva 20, 25, 30 anni è andato parecchie volte in Svizzera a fare dei viaggi, e quindi ci sta che lui in quegli anni, diciamo dal punto di vista temporale, il discorso regge. D'altra parte Jung stesso ne parlava spesso di questa cosa, dicendo che il suo nonno era figlio, probabilmente era figlio naturale di Goethe, e ne era contentissimo. Devo dire la verità che anch'io sarei molto contenta se un mio nonno o bisnonno fosse stato Goethe, perché ho sperato che mi trasmettesse un po' della sua intelligenza, del suo genio, e a Jung certamente l'ha trasmessa, se è vero così certamente gliel'ha trasmessa, certamente anche il suo interesse
per la spiritualità e per i fenomeni paranormali, perché anche Goethe è stato un sensitivo forte, come poi Jung è stato, naturale, un sensitivo che produceva naturalmente fenomenologia spontanea, come vedremo Jung, e molto interessato a tutta questa fenomenologia, indagarla, studiarla e così via. Dall'altra parte, da parte materna, la mamma aveva la seconda vista, come si chiama, come usano i tedeschi usare la seconda vista, cioè era chiaroveggente, vedeva le cose lontane, le sapeva, aveva intuizioni, eccetera, eccetera. E suo padre, che era pastore anche lui, quindi ci sono nella famiglia di Jung pastori sia a destra che a sinistra, da parte materna che paterna, suo padre era un personaggio insolito, era stato, si chiamava Samuel Preisberg, aveva studiato mistica ebraica, aveva studiato, era docente del pensiero della letteratura ebraica, e si era sposato due volte per l'esattezza, e si vedeva sempre circondato di spiriti. E aveva questa, riteneva appunto di essere circondato di spiriti, e una volta alla settimana si intratteneva in un'ora fissata, sempre lo stesso giorno, alla stessa ora, con lo spirito della sua defunta prima moglie. E si chiudeva nel suo studio e si intratteneva alla quale aveva riservato anche una poltroncina per sedere, quella con grande preoccupazione della seconda moglie, che naturalmente non aveva parte in questi colloqui. Questo per dire che nella famiglia di Jung c'erano dei personaggi insoliti, bizzarri, intelligenti, versatili, eccetera. Allora, Jung nacque appunto in questo piccolo paese vicino a Sciaffusa, dove il papà era pastore. Poi, quando lui ebbe 4 anni, e la famiglia si trasferì vicino a Basilea, dove lui poi svolse molta parte della sua vita prima di trasferirsi a Zurigo. I genitori avevano un rapporto molto difficile, perché il padre era un uomo abbastanza cupo, abbastanza introverso, chiuso, mentre la mamma era una donna brillante, eccetera. Quindi fu un matrimonio difficilissimo che Jung, nei suoi ricordi, definisce una prova di sopportazione irta di difficoltà. E lui era anche molto spiritoso, per cui vi leggo qui una cosa che lui diceva del padre, che come pastore naturalmente era tenuto a bene agire nei confronti del suo gregge, e diceva: mio padre faceva del bene, molto, anche troppo, e di conseguenza era quasi sempre di cattivo umore e continuamente irritato, quindi evidentemente non lo faceva spontaneamente. I miei genitori facevano grandi sforzi per vivere una vita devota, ma con il risultato che troppo spesso scoppiavano scenate fra loro, ed è comprensibile che in seguito tutte queste difficoltà dovessero finire con sconvolgere la fede di mio padre. Padre ebbe certamente anche delle crisi religiose, peraltro morì molto presto, morì mentre il giovane Gustav, frequentava il primo anno d'università. Lui frequentò naturalmente tutte le scuole, e poi si iscrisse a medicina a Basilea. Mentre era iscritto a medicina, il papà morì improvvisamente, ancora in età giovane, per cui persero la parrocchia e quindi l'abitazione, e dovettero trasferirsi proprio in città, conducendo una vita molto modesta, perché erano poveri di fondi. Jung disse in seguito di essere stato contento di avere vissuto questi anni di povertà, perché diceva: nella povertà si imparano ad apprezzare le cose semplici, le cose modeste. Lui fu sempre molto attento a tutto questo. Racconta, per esempio: non vorrei non aver vissuto il tempo della povertà. Si imparano ad apprezzare le cose semplici. Mi ricordo ancora molto bene una volta che ebbi in regalo una scatola di sigari. Mi sentii un principe. Durante un anno intero, solo di domenica me ne concedevo uno. Allora, durante gli anni universitari, Jung frequentò molto una sua cugina, che si chiamava Elio, sua cugina da parte materna, che anche lei aveva una seconda vista, non solo, ma aveva doti medianiche, e frequentò assiduamente queste sedute, al punto che poi lui discusse la sua tesi di laurea su queste sedute, con una tesi che si chiamò "Sulla psicologia e la patologia dei cosiddetti fenomeni occulti". Questa sua cugina, Elli, quando andava in trance e faceva la sartina, era modesta come attività, però quando andava in trance personificava delle grandi dame, delle damigelle dell'alta società, delle signore, ecco, quindi alcune figure di
di livello sociale e culturale superiore al suo. E Jung, che cercò sempre di non interpretare i fatti come scienziato, è logico, di non interpretare i fatti in termini spiritici, e cercò di interpretare questi fatti partendo dalla psiche, e parlò quindi di contenuti inconsci, di problemi di compensazione, di personalità e così via. Quindi lui si laurea con questa tesi sui fenomeni paranormali, sulle sedute della cugina Ellie Priceberg, e comincia subito a pensare di specializzarsi in psichiatria. Quindi questa è la sua vocazione, quindi medico e psichiatra. Lui frequentò moltissimo il Burghölzli, che era una clinica psichiatrica di Basilea, e con famosi professori, e quindi inizia questa carriera, e che trova un compimento molto molto interessante nella conoscenza con Freud. Freud nel 1900 Jung aveva 25 anni, quindi si era appena laureato o stava per laurearsi, quando Freud pubblica il suo studio sui sogni, che fece un enorme scalpore all'epoca. Fu da alcuni, non moltissimi per la verità, apprezzatissimo in termini entusiastici, e da molti altri contestato, perché era troppo innovativo, era troppo diverso da quello che si pensava fino a quel momento. Jung fu uno invece degli estimatori, uno di coloro che apprezzarono moltissimo quest'opera, cercò il contatto con Freud, che viveva a Vienna, e infatti si incontrarono parecchie volte, al punto che questi incontri portarono al fatto che Freud considerò, per un periodo abbastanza lungo, considerò Jung come il suo delfino, come colui che avrebbe portato avanti il suo discorso, cosa che Jung non fece, nel senso che io trovo estremamente logico, questo è capitato anche ad altri, di stare per un periodo di tempo sulla scia di un maestro e poi, essendo molto ricchi interiormente, avendo tante cose da dire, a un certo punto se ne distaccano e seguono le proprie strade. Abbiamo visto, se qualcuno ha seguito le chiacchierate che abbiamo fatto prima dell'estate, abbiamo visto per esempio Rudolf Steiner che segue Madame Blavatsky, la teosofia, per un certo tempo, anzi è segretario generale della società teosofica in Germania per 11 anni, e poi segue, se ne distacca educatamente, segue la sua strada. Nel caso di Jung e Freud il distacco fu abbastanza traumatico, nel senso che a un certo punto Jung cominciò ad avere delle perplessità e addirittura proprio dei dinieghi nei confronti di certe dottrine di Freud, che peraltro apprezzò sempre moltissimo per tantissime cose, ma per certune non era d'accordo, per esempio sulla teoria sessuale, sulla quale Freud puntava moltissimo, e tanto da farne un dogma addirittura, qua non posso entrare nei particolari, sennò non riusciamo a dire tutte le altre cose che vorremmo dire, e poi sui fenomeni paranormali, che fu anche questo un altro fatto nel quale si trovava in contrasto, perché Freud non ci credeva all'epoca. In seguito si convinse anche lui del contrario, quantomeno dell'esistenza della telepatia, e quando Freud morì in Inghilterra nel 1939, dove si era trasferito per motivi razziali, si iscrisse alla Società per la Ricerca Psichica di Londra, perché anche lui aveva riconosciuto che questi fenomeni esistono, almeno una parte di questi fenomeni, e quindi, però all'epoca, all'inizio del Novecento, lui era ancora contrario, e ci fu appunto questo dissidio con Jung, che Jung ha descritto molto bene nella sua biografia, ha raccontato proprio l'episodio, che peraltro è molto famoso, e stavano discutendo nello studio di Jung, stavo cercando appunto le parole esatte, siamo nel 1909, quindi erano alcuni anni che erano in contatto, e Jung lo racconta nella sua biografia come avvenne appunto il momento in cui ci fu una sorta di separazione, che poi si realizzò dopo qualche tempo, ma come cominciò lì. Stavano parlando appunto di parapsicologia, e Jung scrive, quindi cito: mi interessava sentire il parere di Freud sulla precognizione e sulla parapsicologia in genere. Quando lo andai a trovare a Vienna nel 1909, gli chiesi cosa ne pensasse. A causa dei suoi pregiudizi materialistici, rispose respingendo in blocco tutti questi problemi come assurdi, e lo fece in termini di così superficiale positivismo che mi trattenni a fatica da rispondergli aspramente. Passarono ancora degli anni prima che Freud riconoscesse
la serietà della parapsicologia e l'effettiva realtà dei fenomeni occulti. Come dicevo prima, Freud a un certo punto se ne convinse. Però in quella discussione, ancora no, ancora era molto negativo a quel punto. E quindi in quella discussione successe un fatto particolare che vi voglio raccontare con le parole di Jung. Jung racconta di avere sentito il proprio diaframma diventare come di ferro arroventato per il nervoso, per la contrarietà di fronte al diniego, al disprezzo di Freud. E subito dopo ci fu in libreria uno schianto, una grande libreria di noce massiccio, grosso, un tale schianto che entrambi temessero che la libreria ci potesse crollare addosso. E Jung dice: questo, professore, è un fenomeno di esteriorizzazione catalitica. Questa è una vera sciocchezza, rispose Freud con irritazione. E Jung: vi sbagliate, Herr Professor, e per provarvelo vi predico che tra poco ci sarà un altro scoppio. E immediatamente nella libreria ci fu un altro schianto uguale al primo. Questo è un fenomeno di psicocinesi, cioè di azione della mente sulla materia. Proprio. Lui è talmente nervoso che riesce a scaricare questa sua energia sul legno. Ancora oggi, scrive Jung, che scrive queste cose dopo gli 80 anni, non so che cosa mi desse quella certezza, ma sapevo, al di là di ogni dubbio, che il colpo si sarebbe ripetuto. Jung mi guardò stupefatto senza dir nulla. Non so cosa gli passasse per la mente, in ogni caso di cui nacque la sua diffidenza nei miei confronti. Quindi il rapporto in certo modo si infrange, si incrina come minimo e porta poi nel giro di qualche anno alla separazione completa fra i due. E Jung, fra l'altro, in questi anni, nel primo e secondo decennio del secolo scorso, Jung partecipa anche a sedute medianiche con dei famosi medium, i fratelli Schneider, medium austriaci, che producevano dei fenomeni straordinari. Quindi, per dire che per tutta la vita Jung produsse lui stesso dei fenomeni e cercò di andarli a vedere perché era molto interessato. Quindi adesso torniamo invece alla parte ufficiale della sua biografia, cioè il fatto che dopo la rottura con Freud seguì per Jung un periodo di incertezza, di insicurezza, di disorientamento, perché non trovava più, era ancora molto giovane, non aveva ancora trovato la sua strada, però sapeva che non era quella, da quella aveva preso delle cose, però non poteva seguirla in blocco. E quindi cerca la sua strada. Lui passa un periodo in cui lui rinuncia all'insegnamento universitario che già aveva, non è più all'ospedale e si dedica alla clientela privata, cosa che poi fece per tutta la vita. Era un grandissimo medico dell'anima e comincia qui appunto il suo rapporto diretto con i pazienti, con i quali era di un'empatia straordinaria, di una tenerezza, di una capacità di accettazione e comprensione, che dicono tutti, veramente miracolosa. E quindi lui passa un periodo proprio di lavoro con se stesso, di scavare dentro se stesso, nel proprio inconscio, per tirare fuori tutto quello che c'era. Lui disse che questi anni furono 5 o 6 anni di meditazione e contemporaneamente di pratica privata con i pazienti, furono gli anni più importanti della sua vita e che impiegò poi 40 anni, lui disse, tanti anni, per portare a manifestazione tutto questo, cioè per dare forma concreta a tutti i miti dell'anima che gli erano usciti. Lui, fra l'altro, ebbe in questo periodo un rapporto strano con una sorta di angelo, lui l'ha raccontato così, che lui chiamò Filemone. Era un anziano signore con le ali, che era una sorta di alter ego che lui vedeva, si sentiva vicino, dice che passeggiava con lui, con questo Filemone, e aveva una sorta di dialogo, cioè era un altro da sé, un'altra parte della sua personalità che in qualche modo lui proiettava esternamente, con la quale si confrontava per portare a manifestazione tutta la ricchezza che lui aveva dentro. In questi anni, adesso torniamo un po' alle cose più lievi, in questi anni Jung anche si sposa e anche il suo ebbe un matrimonio felice, 5 figli. E anche il matrimonio di Jung fu accompagnato da un fenomeno di paranormale, esattamente di precognizione. Cioè lui era andato, aveva 20 anni, aveva poco più di 20 anni,
ed era andato inviato dalla madre a portare qualcosa, un libro, mi sembra, in una casa amica. E alla finestra di questa casa, quando arriva, c'è una ragazzina di 13-14 anni con le trecce. Lui la vede, lui aveva alcuni anni di più, 10 anni di più, una roba così, la vede e pensa distinto, quella sarà mia moglie, però era una bambina lei. E quindi lì per lì non successe niente, però lui dopo l'ha lasciato scritto che lo sapeva, che sarebbe la sua moglie, si ritrovano dopo 6-7 anni che lei ha 20 anni, 21, si innamorano, si sposano e quindi anche questo fatto è legato, hanno fatto paranormale che, come dicevo, ha accompagnato tutta la vita di Jung. Lui ebbe una vita familiare molto, molto positiva con tutti questi figli, ebbe anche viaggiò molto, un uomo che ebbe una vita molto interessante, viaggiò ma tanto, andando in paesi, siamo nei primi decenni del Novecento, insomma i viaggi non erano così facili e così agevoli come sono adesso, si viaggiava con le navi, lui va in Asia, lui va in Africa, va negli Stati Uniti, ha contatto con gli indiani e con i Pueblos, va in Asia dove gli conferiscono anche delle lauree honoris causa, in India, quindi è stato un grande viaggiatore, curiosissimo di tutte le tradizioni popolari, dei confronti tra le popolazioni. Quindi lui fu veramente un conoscitore straordinario dell'animo umano e anche della vita dell'uomo, perché viaggiò un po', meno che in Australia, viaggiò un po' in tutti i continenti. E con riferimento ai fenomeni paranormali, lui se ne occupò tantissimo e lasciò anche tanti segni di questo, perché lui si occupò per esempio di astrologia. E ai suoi pazienti faceva anche il tema natale, che lo aiutavano nel valutare la personalità. Non è che fosse l'unico elemento, chiaramente, però faceva il tema natale perché aggiungeva questa conoscenza alle altre. Si occupò del I Ching, il famoso libro dei mutamenti cinese, che proprio in quegli anni era stato portato in Germania. La prima traduzione dal cinese avvenne in tedesco, da parte di un sinologo, e Jung scrisse un'illuminantissima prefazione che ancora si può trovare anche nella traduzione italiana dell'I Ching, direi quella di Astrolabio, porta la prefazione di Jung. Addirittura si occupò di dischi volanti, questo negli ultimi anni della sua vita, se faccio per fare un po' una carrellata, perché dopo la guerra soprattutto che si è cominciato a parlare di dischi volanti, lui è morto nel 61, quindi ha avuto parecchi anni, e addirittura scrisse un libro che si chiama Su cose che si vedono nel cielo, proprio per parlare dell'apparizione di questi dischi volanti. Lui naturalmente non può sapere che cosa sono, perché non lo sappiamo neanche adesso, quindi figurarsi 60 anni fa. Però ne prende atto e dice che sono una cosa di cui tenere conto, su cose che si vedono nel cielo. Se lo trovate, questo libro dimostra appunto la sua apertura. E lui, questa sua, abbiamo già detto che partecipava a sedute medianiche, che lui stesso aveva intuizioni, aveva questi particolari fenomeni, sua mamma era una veggente, e lui disse, e la sua posizione nei confronti di questi fenomeni, che mi sembra quella che dovrebbero avere tutti, che non tutti hanno, lui dice: l'irrazionale ricchezza della vita mi ha insegnato a non rifiutare mai niente, anche se urta contro le nostre teorie, la cui vita è peraltro così breve, oppure si rivela per il momento inspiegabile. Quindi non rifiutare, come ancora oggi tanti fanno, che possono esistere cose non spiegabili, e come sono appunto i fenomeni paranormali, i fenomeni borderline, eccetera, ma accettarli perché la vita è talmente ricca che c'è posto anche per questi. Quindi non sarebbe così completa, così ricca la vita se non ci fosse posto anche per ciò che non è ancora spiegabile. Un'apertura veramente notevole. Diceva fra l'altro, con riferimento al suo interesse per queste cose, dice, nel Medioevo mi avrebbero bruciato come eretico perché si occupava di tutti questi fatti. E con riferimento al discorso religioso che vi ho fatto prima, un po' scegliendo le cose da dire che sarebbero tante, lui credeva in un Dio, ma pur essendo figlio di un pastore, ed essendo stato educato nella religione protestante,
Non credo che fosse un grande frequentatore, credeva in una potenza superiore e diceva: l'esistenza di colui che chiamiamo Dio è la certezza assoluta, però non sondabile, non indagabile. E lui diceva: questo è un discorso importante che per lì magari ti può lasciare un po' perplesso, però è profondamente vero. Lui ha scritto molti scritti di tipo psicologico-religioso e si occupano non tanto del Dio insondabile e non indagabile di cui lui parla, ma che è un mistero indecifrabile, quanto si occupa delle immagini e delle idee che l'uomo si è fatto di questo mistero. E dice: Dio è un mistero e tutto quello che ne diciamo è pensato e creduto dagli uomini. Noi ci creiamo immagini e idee. Ma quando parliamo di Dio intendiamo sempre l'immagine che gli uomini si fanno di Lui. Come però Egli sia, nessuno lo sa, quando anche fosse Egli stesso un Dio. Io mi sento di aderire moltissimo a questo tipo di discorso, cioè gli uomini nei secoli, nei millenni si sono create tante immagini di Dio, tanti modi diversi di concepirlo, di onorarlo, di venerarlo, e però sono tutte creazioni nostre, anche se ci sono state intuizioni che sono venute dall'alto, personaggi straordinari che ci hanno dato degli insegnamenti. Dopo anche questi insegnamenti sono stati poi interpretati, a volte anche modificati da noi uomini. Basti pensare al cristianesimo, a Cristo, che poi il suo insegnamento è stato interpretato in un modo dai protestanti, dagli ortodossi, dai cattolici e così via. Quindi c'è molto di umano in tutto questo. La radice dell'insegnamento però certamente è quella valida e quella importante. Comunque, Jung questo l'ha capito e disse che come sia egli, con la E maiuscola, nessuno lo sa. Però lui ci credeva assolutamente nell'esistenza di un'istanza superiore. A livello personale, Jung è descritto che per tutta la vita fu, come dicevo prima, un grande medico dell'anima ha scritto tanti libri, ha curato tantissime persone lasciando grande ricordo di sé. A livello personale, dicono, e mi diceva anche la Yaffe, che ho appunto incontrato, è un uomo molto buono, sensibile, ricco di humor, curiosissimo di tutto, era caratterizzato da un'infinita curiosità di sapere, quando, cosa che ho detto prima, che negli ultimi anni della sua vita si è occupato persino dei dischi volanti e ne aveva raccolto tutti gli articoli, li aveva dei giornali, venivano ritagliati, conservati, c'è scritto addirittura un libro. Questo per dire che la sua curiosità certamente non aveva limiti, perché tutto gli sembrava importante, il visibile, l'invisibile, il grande come il piccolo. Era allo stesso tempo introverso, sono termini creati da lui, introverso, cioè la persona proiettata verso l'interno, ed estroverso, quello proiettato verso l'esterno. Lui era contemporaneamente tutte e due queste cose, dicono chi l'ha frequentato, cioè sapeva essere concentrato su se stesso proprio per leggere dentro di sé quello che c'era, però poi di un'estrema estroversione quando aveva a che fare con i suoi pazienti, con le persone che lo venivano a trovare, quindi sapeva passare agevolmente da una situazione all'altra, mentre per esempio il padre era un introverso e basta, e qualcun altro poteva essere stato un estroverso e basta, senza capacità di introspezione, lui aveva tutte e due queste capacità. Anche questo è una cosa molto bella da tenere presente, cioè essere capaci di entrare in se stessi per trarre quello che è possibile trarre, per riflettere, eccetera, però sapersi rivolgere con la stessa energia, con la stessa passione anche verso l'esterno, cioè verso il prossimo, verso gli altri. Una delle sue più importanti scoperte è proprio a che fare proprio col discorso che stiamo facendo, per il quale, fra l'altro, per questa scoperta gli fu conferita una laurea honoris causa, ed è il processo la scoperta del processo, la descrizione del processo di individuazione, che è uno dei frutti più maturi della sua psicologia, con cui si intende, qua cito ancora Jung, una presa di coscienza dell'umanità, cioè lo sviluppo della personalità, il portare a termine il proprio compito, l'individuazione della propria destinazione, l'evoluzione del progetto che è dentro ognuno di noi, intendendo con questo sempre e soltanto un avvicinamento a una globalità preesistente e non la sua realizzazione ideale e totale.
La piena realizzazione della globalità del nostro essere, a giudizio di Jung, è una meta irraggiungibile, quindi una guida, lui dice, qualcosa verso la quale dobbiamo tendere, anche se non arriveremo mai. Cioè lui dà per scontato che dentro di noi ci sia un ideale della nostra personalità che noi dobbiamo tentare di raggiungere, anche se forse non ci arriveremo mai. Comunque il compito della nostra vita è di tendere alla realizzazione di questo ideale, cioè da scavare dentro di noi, tirar fuori tutte le nostre possibilità, cioè non vivere passivamente, ma vivere in maniera attiva, portando a manifestazione il più possibile tutto quello che abbiamo dentro e che in una visione spirituale il nostro Signore ha posto dentro di noi. Sta a noi scoprirlo e realizzarlo col nostro modo di essere. E Jung è stato un personaggio molto particolare. Io però mi piacerebbe sottolineare due aspetti che si possono ricordare, che io lui ricordo sempre. Uno, intanto, ricordare che al di sopra dell'io, sarà perché io sono molto interessata a questi aspetti e quindi li ricerco, li sottolineo, ricordare che al di sopra dell'io, dell'io individuale, leggo sempre le sue parole, c'è una potenza più grande, una potenza trascendente, da cui l'uomo viene guidato, il che però non deve far perdere il senso della responsabilità del proprio io, della propria vita, e non deve far diventare passivi. Quindi essere consapevoli che siamo dipendenti, che veniamo da una potenza superiore a noi, che in qualche modo ci guida, però che ci dà anche la libertà di fare, e di questa libertà dobbiamo assolutamente approfittare. Il secondo aspetto è l'invito ad accettare la propria esistenza così come essa è, e di questo parleremo. E in entrambi i casi furono esperienze personali a indirizzarlo in questa direzione. E c'è per esempio una importantissima testimonianza che lui ha fatto nel suo libro Ricordi, Sogni e Riflessioni, e che vorrei ricordare. E che mi è piaciuto moltissimo, anche perché io mi sono sempre occupata molto di esperienze in punto di morte, ho fatto una vasta inchiesta, e credo che l'esperienza in punto di morte più bella che io abbia letto, con le conseguenze più importanti, è quella di Jung. Jung ebbe un infarto, questo 18 anni prima di morire, quindi lui morì nel 86 anni, nel 61, 18 anni prima di morire, lui aveva 68 anni quando ebbe questa esperienza. Lui si era rotto una gamba, si era fratturato una gamba, e poi lui dice, in seguito a questa vicenda, fu colpito da infarto e fu curato con i mezzi che c'erano allora. E adesso vi voglio cercare dove ho messo questa esperienza bellissima. Ecco, fu a lungo, eccolo qua, fu a lungo, che voglio citare con correttezza, fu a lungo in pericolo di vita e di morte, e in quel lasso di tempo ebbe visioni di grande bellezza. Visioni particolari. Allora, pensate che siamo negli anni 50, e questo ve lo farò notare anche dopo. E lui dice, mi pareva di essere sospeso in alto nello spazio, no, anzi, scusate, era il 1944, ancora più indietro. Mi pareva di essere sospeso in alto nello spazio, e sotto di me, lontano, vedevo il globo terrestre avvolto in una splendida luce azzurrina e distinguivo i contorni e l'azzurro scuro del mare. La sua forma sferica, ho fatto un po' una sintesi, la sua forma sferica era chiaramente visibile, la forma sferica della Terra, vista da fuori. I suoi contorni splendevano di un bagliore argenteo in quella meravigliosa luce azzurra. In molti punti il globo sembrava colorato o macchiato di verde scuro come argento ossidato. Cioè lui vede nel buio dell'universo la Terra splendente di luce. Siamo nel 44, le navigazioni spaziali ancora da venire, e la famosa fotografia che gli astronauti hanno mandato dallo spazio, dove si vede la Terra nel buio dello spazio, illuminata di luce, dove si vede i mari, l'azzurro, le sabbie del Sahara, eccetera, era ancora di là da venire, nessuno la conosceva. Eppure lui, in questa esperienza avuta molti anni prima che questa fotografia venisse resa nota, ha visto tutto questo dall'alto. Lui disse, sapevo di essere sul punto di lasciare la Terra,
Più tardi mi informai sull'altezza a cui si dovrebbe stare nello spazio per avere una vista così ampia, circa 1500 chilometri. La vista della Terra da tale altezza era la cosa più meravigliosa che avessi mai visto. Quindi è una visione, ma realista, non una fantasia, perché lui ha descritto la Terra dallo spazio proprio come quasi 20 anni dopo l'hanno fotografata gli astronauti. Quindi questo è un dato da tenere presente. Dunque, la sua esperienza, questa ve la riassumo così a parole, la sua esperienza continua in questo modo, che lui volando nello spazio arriva a una sorta di meteorite, un meteorite come quelli che sappiamo che volano nello spazio, e approda su questo meteorite. E lì c'è una grotta, c'è un'apertura che conduce a una grotta, dove lui sa che troverà le persone morte prima di lui, che lo attendono, che la pensavano come lui, che sono stati dei grandi saggi, e lui si avvia con fiducia e con gioia verso questa grotta dove troverà queste persone, che sa che gli spiegheranno il perché della sua esistenza, come mai, qual è il suo compito e se questo compito era stato svolto nel modo giusto, soprattutto il perché della sua esistenza. E mentre sta per entrare gioiosamente dentro questa grotta, vede arrivare dalla Terra un messaggero, che arriva velocemente dalla Terra e gli dice che riconosce poi per essere il suo medico di base, il medico curante, che è una persona molto semplice ma molto saggia. Questo messaggero è stato incaricato di dirgli che sulla Terra c'è una protesta per la sua decisione di andarsene e che deve tornare indietro, perché la gente vuole che lui torni. E allora lui torna e si ritrova nel corpo praticamente. Qui finisce in questo modo la sua esperienza. E chi ha dimestichezza con l'esperienza di punto di morte, che ormai se ne conoscono tante, non faticherà a riconoscere certi elementi, cioè trovarsi immersi in un mondo tutto diverso da quello terreno. Per Jung ci fu questa visione cosmica straordinaria, per altri sono giardini, per altri sono paesaggi, così. E poi trovarsi benissimo, essere felici, sereni, eccetera, e avere anche l'impressione che si sta per capire quello che sta succedendo, come mai ci si trova in questa situazione e qual è lo scopo dell'esistenza di questo viaggio. E a un certo punto arriva qualcuno che ti dice non devi morire, non è il tuo momento, devi tornare indietro. Questo anche da tante persone che ho contattato io, che hanno avuto questa esperienza, viene manifestato in tanti modi, cioè chi si trova davanti a una porta chiusa, chi una siepe impenetrabile, una muraglia, oppure addirittura qualcuno che ti dice devi tornare indietro, però il significato è lo stesso, sono simboli che ti fanno capire che non è il momento di andarsene. E anche Jung torna indietro all'esperienza, e l'esperienza bellissima che lui dice si conclude in questo modo. Ricordando quanto gli era stato consentito di vivere, scrisse in seguito, sempre nel suo libro di ricordi, sono parole sue, di essersi sentito come sospeso nello spazio, al sicuro nel grembo dell'universo, in un vuoto smisurato, ma colmo di un intenso sentimento di felicità. È impossibile farsi un'idea della bellezza e dell'intensità dei sentimenti durante quelle visioni. Quindi, come tutti quelli che sono stati in quella situazione, l'esperienza è meravigliosa. Durante quell'esperienza la realtà terrena gli era apparsa, ancora parole sue, come una sorta di prigione fatta per scopi ignoti, che aveva una specie di potere ipnotico che costringeva a credere che essa fosse la realtà, nonostante che fosse conosciuta con evidenza la sua nullità. Cioè la realtà terrena, quando sei in quella situazione, ti appare come una cosa di fantasia, una realtà ben poco importante. Jung affermò poi che solo dopo la malattia aveva scritto le sue opere principali, ed è vero, e le intuizioni e le conoscenze derivate da quell'esperienza gli infusero, lui disse, il coraggio di intraprendere nuove formulazioni. E scrisse veramente delle opere importanti nei 17-18 anni che gli restarono da vivere dopo questa esperienza, e l'esperienza stessa gli aveva dato il coraggio di scriverle queste cose che sono molto innovative. E un'altra cosa che era avvenuta era questa, cioè la capacità di dire di sì all'esistenza, comunque essa fosse, e di accettarne le condizioni, qualunque esse potessero essere. E questo è proprio il risultato più
importante di questo, l'accettazione delle condizioni della vita, perché sono evidentemente pensate come le migliori per te. Questo lo aggiungo io, lui non l'ha scritto, ma evidentemente sono le più adatte. E scrisse anche in seguito: la vita, la cosiddetta vita, è un breve episodio fra due grandi misteri, che però sono in realtà una cosa sola. E questo è anche un pensiero molto importante, cioè due grandi misteri, cioè da dove veniamo e da dove andremo, sono in realtà una cosa sola, questa dimensione trascendente che ci sovrasta, dalla quale veniamo, stiamo qui sulla Terra per fare un certo tipo di esperienza e ritorneremo a quella stessa realtà, possibilmente più ricchi, più saggi, più ricchi di esperienza e di benvolere, di aver fatto quello che era il nostro compito. Ci sarebbero tante cose da dire, ma volevo leggervi, sempre con riferimento un po' anche alla sua ironia e anche ai sogni che lui faceva, che ne ha fatti tanti, e alla sua credenza nell'oltre, c'è un sogno molto particolare. Abbiamo parlato parecchio qui di Jung, non tanto dal punto di vista tecnico-psichiatrico, eccetera, che non sarebbe neanche il mio compito, quanto del suo interesse per la spiritualità, i fenomeni paranormali, la vita che ha condotto, ricca, piena, eccetera, eccetera. E c'è vi ho parlato all'inizio del padre, il difficilissimo rapporto che c'era stato tra padre e madre, e che lui aveva detto appunto fu un matrimonio, una gara di sopportazione irta di difficoltà, proprio diciamo che più di così non si poteva dire. La madre ebbe anche vari esaurimenti nervosi a causa di questo difficile rapporto col padre, che poi non si poteva pensare a un divorzio, nel senso che era un pastore, quindi non si faceva, ecco, queste cose. Sono rimaste insieme avendo due figli soli, che per l'epoca era una rarità, che non c'erano mezzi di contraccezione, eccetera, quindi i figli furono Jung e solo dopo 9-10 anni una sorella. Quindi i rapporti fra i due coniugi dovevano essere veramente abbastanza molto ridotti. Nei suoi ricordi, allora Jung, questo ve lo leggo perché a me è piaciuto tanto, Jung, guardo che ore sono, abbiamo ancora 10 minuti, nei suoi ricordi, allora Jung parla di un sogno che gli fa intendere, diciamo così, la sopravvivenza del padre. Ho detto prima che il padre era morto presto e la mamma ha vissuto molti anni ancora, è arrivata abbastanza una tarda età. E lui dice, è così, la mamma morì nel 22, dice, alcuni mesi prima della morte di mia madre, nel settembre del 22, feci un sogno che la presagiva, concerneva mio padre e mi fece una profonda impressione. Non avevo più sognato mio padre fin dalla sua morte, dunque dal 1896, quindi da quasi 30 anni. Ora mi appariva in sogno come uno che torna da un lungo viaggio. Appariva ringiovanito e senza la sua autorevole aria paterna. Lo accompagnavo nella mia biblioteca e mi rallegravo grandemente di apprendere come gli fossero andate le cose. Pensavo anche con particolare gioia alla possibilità di presentargli mia moglie e i miei figli, di mostrargli la casa e di raccontargli tutto quello che avevo fatto e che ero divenuto nel frattempo. Ma presto mi accorgevo che tutto ciò era impossibile, perché mio padre appariva preoccupato. Sembrava che volesse da me qualche cosa. Io lo sentivo con tanta evidenza che mi astenevo dal parlare delle cose che mi interessavano. Allora egli mi diceva che, siccome era uno psicologo, avrebbe avuto piacere di consultarmi circa la psicologia della vita coniugale. Mi disponevo a fargli un'ampia descrizione sulla complessità dei problemi del matrimonio quando mi svegliai. Non potei capire esattamente il sogno, perché non mi passò per la mente che potesse riferirsi alla morte di mia madre. Me ne resi conto soltanto quando ella morì improvvisamente all'inizio del 23. Il matrimonio dei miei genitori non fu felice, una prova di sopportazione irta di difficoltà, come vi dicevo prima. Entrambi fecero gli errori tipici di molte coppie. Il mio sogno preannunciava la morte di mia madre, perché in esso mio padre, dopo un'assenza di 26 anni, si rivolgeva a me in quanto psicologo per chiedermi le più recenti vedute sui problemi coniugali, dal momento che ben presto avrebbe dovuto riaffrontare il problema.
Evidentemente, nella sua dimensione extratemporale, non ne aveva acquisito una migliore comprensione e doveva quindi rivolgersi a un vivente che nelle mutate circostanze di tempo avesse potuto acquistare nuovi punti di vista. Tale era il messaggio del sogno. Quindi io ho trovato sempre molto curioso e divertente questa cosa che il padre, preoccupato di ritrovare la moglie dopo 26 anni che sono lontani, sa che la moglie dovrà morire perché lui è senza tempo, quindi sa questo avviene, e si preoccupa di sapere le più recenti notizie sulla psicologia della vita coniugale, appunto perché sa che presto dovrà riaffrontare il problema, che la moglie tornerà. Questo dà per ovvio che Jung, se racconta questo, ritiene possibile che il padre sia sopravvissuto e che stia aspettando la moglie, forse sperando in un rapporto migliore, comunque preoccupato di dover riprendere la relazione con lei. Quindi questo è veramente straordinario, questo sogno che lui racconta. Jung, come vi ho detto, morì a 61 anni, nel 61, 86 anni, dopo una breve malattia. Aspettò la morte con molta serenità, perché i sogni gliel'avevano annunciata. I sogni che hanno avuto sempre tanta parte nella sua vita gli avevano annunciato con simboli vari che era, stava arrivando il suo momento. E anche i suoi vicini, amici, eccetera, furono informati da sogni, da intuizioni, che lui era morto prima che i giornali annunciassero. Siamo nel 61, non c'erano i telefonini, insomma, era più difficile ricevere le notizie. E prima che i giornali annunciassero la sua morte, anche amici lontani che abitavano in America, da altre parti, perché aveva contatti un po' con tutto il mondo, alcuni ebbero l'annuncio in qualche modo attraverso sogni della sua morte. E la Nina Jaffé, che è molto citata come, insieme a Maria Luisa von Franz, come le due più valide continuatrici del suo pensiero e della sua psicologia, ha raccontato un evento significativo che accompagnò la sua morte. Poco dopo la sua morte, racconta, si scatenò un violento temporale e un fulmine colpì il grande pioppo sulla riva del suo giardino, dove gli piaceva tanto sedersi. Il fulmine segnò il tronco fino a terra e spostò le pesanti pietre del muretto di recinzione. Dalla ferita aperta che il fulmine aveva impresso sulla corteccia, io ritagliai un pezzo di fibra, come ricordo. Poi il giardiniere riempì la ferita con una sostanza scura e l'albero vive ancora oggi. E c'è un forte simbolismo, cioè questo pioppo, grande vecchio pioppo che è nel giardino dove lui si sedeva, viene colpito da un fulmine, la morte che lo trancia fino a terra, però questa ferita viene sanata e l'albero vive ancora, cioè il pensiero, io l'ho interpretato così e certamente anche la Jaffé, il pensiero di Jung continua, nonostante la ferita inferta, il colpo inferto dalla sua morte. E io ricordo che chiesi a Agnella Fie, quando la salutai, secondo lei, eravamo negli anni Ottanta, secondo lei il pensiero di Jung è stato compreso fino in fondo? E lei mi disse no, ancora no, perché lui ha scritto tante cose che poco per volta saranno scoperte e lui farà sempre più parte del pensiero psicologico, religioso, spirituale del nostro tempo. E questo sta avvenendo poco per volta, infatti vedete che è sempre più citato anche quando si parla di spiritualità e non solo di psichiatria o di psicologia, è molto molto citato. Io voglio chiudere ricordando, e questo tutti possono andare a vederla in inglese, ma ormai molti leggono l'inglese, andando a vedere su internet l'ultima intervista di Jung. Lui è stato intervistato da un giornalista americano proprio pochissimi mesi prima di morire. Si vede che Jung era un bellissimo uomo, anche da anziano era un bellissimo signore con un sorriso ironico, piacevole. E ha questa intervista a tutto campo dove il giornalista gli chiede un po' di tutto e alla fine gli fa la domanda cruciale, se lui crede in un dopo. E la risposta di Jung in inglese è così: I don't believe, I know, cioè io non credo, io so.
Lui parlava inglese benissimo, ha fatto anche tante lezioni in America, è stato là come professore docente, quindi io non credo, io so. Le stesse parole, questo esulano un po', ma insomma, le stesse parole le ho sentite dalla dottoressa Elisabeth Kübler-Ross, è stata una pioniera della ricerca sull'NDE, è una psichiatra, anche lei, svizzera, però vissuta in America. Che io sentii parlare in Germania anni fa, adesso è mancata anche lei, anni fa lei fece una grande conferenza sulle sue scoperte, sulle persone allo stato terminale che le avevano fatto tante confidenze, e fece una grande conferenza per un pubblico di medici, prevalentemente di medici. Io fui invitata, era ad Heidelberg, fui invitata da un amico medico e assistetti a questa conferenza. C'era questa donna piena di energia che raccontava quello che aveva visto e aveva sentito. E mi sembra proprio ancora di sentirla mentre gridava sul palcoscenico le stesse parole di Jung, proprio diceva in tedesco: Ich glaube nicht, ich weiß, cioè io non credo, io so, le stesse parole identiche. Quindi questa sicurezza assoluta che le ricerche che avevano fatto, sia lui che lei, uno indipendentemente dall'altro, avevano portato a questa certezza. Ecco, e con questa. Certezze con queste belle parole, vi saluto. Adesso vedo ci sono delle domande. E qua, ecco, questo qui mi dice un esempio fantastico: il padre di Jung che appare nel sogno. Anche a me è sembrato, mi fa piacere che l'abbia potuto sentire. E Cesare dice: l'anima continua a vivere. E questa qua, grazie. Per il suggerimento, I don't believe I know, grazie Carl Gustav Jung, questo fa piacere che sia stato capito. Grazie Paola, una bella lezione su Jung. Sono contenta se qualche cosa rimane, perché è veramente un personaggio che vale la pena veramente di conoscere. Io ho parlato di lui come di tanti altri personaggi di cui ci stiamo occupando in questa serie, su questo mio libro che si chiama I grandi iniziati del nostro tempo, che, di cui sono tanti, c'è anche Jung, sto via via presentandone alcuni, se siete interessati. Questo è un libro edito da Mediterranea di qualche anno fa, ma si trova ancora in giro, e ci sono questi personaggi. E nel proseguo ne presenteremo altri tre o quattro. La prossima lezione sarà appunto a novembre. Vediamo se trovo qualche altra cosa da chiedere. Questo mi fa un complimento gentile. Ecco, dai libri a Kübler-Ross, forse fu la prima, questa è Anna Tamburini che mi dice, forse fu la prima a parlare di NDE, grazie Paola, bella lezione sul grande Gustav Jung, molto interessante, quindi sono contenta, vedo dai commenti che parecchie persone l'hanno apprezzata, quindi sono contenta, io ho piacere non tanto per la mia lezione in particolare, quanto per la conoscenza di questo personaggio fantastico che veramente può dare molti insegnamenti e anche molto coraggio a tante persone. Proprio e questo insegnamento del discorso del processo di individuazione, ecco un altro al quale tengo moltissimo, perché proprio la ricerca che dura tutta la vita, non finisce mai fino all'ultimo momento, di portare a manifestazione la nostra interiorità, ecco, e realizzarci, non fermarsi mai, non sedersi mai, e andare sempre avanti, cercando appunto i doni che abbiamo di manifestarli e di realizzarli in questa vita. Siamo a questo mondo proprio per questo. Ecco, questo è un altro grande insegnamento di Jung. Per questo discorso del processo di individuazione, la scoperta del processo di individuazione, gli fu conferita una laurea d'onore, e direi che la merita ampiamente. Bene, cari amici, è finito il nostro tempo, grazie, e alla prossima, che sarà a novembre, non so ancora in quale data, però Anna Tamburini Torre metterà lei e le date via via, sia delle mie lezioni che di quelle degli altri docenti di questa università, bellissima università della conoscenza, che è stata chiamata Lux, Luce. Grazie e arrivederci. Buona serata a tutti.